Cari amici, buongiorno, bentornati nella mia cucina Rosso Limon. Dopo tanto tempo finalmente siamo qua insieme di nuovo. Io vi devo chiedere scusa perché siamo stati un po' latitanti quest'estate, ma insomma sia io che la regista che Noemi abbiamo avuto molto da lavorare, per fortuna, però siamo stati latitanti. Ma ora siamo pronte e ci siamo ripresi questo spazio per dedicarlo a noi, per dedicarlo a voi, e quindi ricominciamo oggi con una bellissima ricetta molto semplice ma che è buonissima. È il pollo in sesamo con riso basmati e purè di zucca. Gli ingredienti: un petto di pollo, farina, sale, semi di sesamo, un uovo e olio per friggere. Per il riso: riso basmati, questo è 100 grammi, una cipolla, chiodi di garofano, olio di oliva. Per il purè di zucca: della zucca, non quella arancione, della zucca gialla, quella mantovana per intendersi, e noce moscata, olio e sale. Bene, adesso si comincia a far sul serio, si comincia finalmente a cucinare di nuovo e come sempre io mi metto il mio grembiule Rosso Limon. Il petto di pollo lo facciamo a fettine e striscioline non troppo alte. Io non ne faccio tanto, ne faccio due striscioline solo per farvi vedere. Ecco, una fettina sottile, dico ve lo faccio soltanto giusto. Questa fetta sottile la dividiamo in strisce. Adesso lo impaniamo. Nell'uovo metto un po' di sale e lo sbatto come si fa normalmente. Prendiamo il pollo, lo passiamo nella farina, nell'uovo e lo impaniamo nei semi di sesamo. Allora, in una padella abbiamo scaldato un po' di olio d'oliva, un pezzettino di cipolla con un chiodo di garofano. Lo mettiamo senza fare soffriggere. E in questo olio, appena prende un po' di calore, e l'ha già preso, ci butto 100 g di riso. Per due persone, 100 g di riso. Per accompagnamento ce ne vuole 50 g a persona. Quando il riso è lucido, traslucido, ha preso l'olio e si è scaldato, ci metto il sale e la quantità doppia di acqua. Quindi questi sono 100 g di riso, 200 g di acqua. Se non sapete quant'è, dovete coprire il riso a filo, quella è la quantità giusta. Via, vado. Eccolo lì. Bene, giriamo, copriamo, non più di 10 minuti. A dopo. E ora occupiamoci del purè di zucca. Olio e basta, non ci vuole soffritti di nulla per questo purè di zucca. Ci vuole la zucca, però quella mantovana, non la zucca arancione. Questa zucca, che è la zucca mantovana, cioè che è gialla, non è arancione, proprio color arancio, perché quell'arancione non va bene per il purè perché è acquosa e più che altro è porosa, cioè è spugnosa e non viene bene. Quindi se non trovate la zucca mantovana, o mi sembra che in America la chiamano squash, non lo fate questo purè perché non viene buono. Questa non è la zucca dei tripolini, perché poi mi scrivono ma non si fa così. No, si fa così perché non è quella. Questa è semplicemente un purè di zucca alla quale aggiungo sale. È dolciastra, sa anche un po' di patate questa zucca, ma soprattutto è immancabile un pochino di noce moscata, che ci sta non bene ma benissimo. Un pochino di acqua per non farla attaccare, si chiude, 20 minuti di cottura.
e verrà un purè delizioso, delicious. Possiamo friggere, vedete l'olio è caldo, eccoli qua. Cottura veloce perché sono bassi, non sono alti questi pettini di pollo, sennò vengono stoppacciosi se li cuocete troppo. Però mi raccomando che non siano crudi, perché sennò peggio ancora. Dar da mangiare il pollo crudo è un vero e proprio attacco biologico. Ecco, facciamo cuocere, li rigiriamo, vedete il sesamo diviene un pochino scuro ma non deve bruciare e siamo pronti. Sono passati 20 minuti, il nostro piatto è pronto, è caldo, buonissimo, va mangiato bollente proprio da rimetterci la bocca, e il riso messo un po' bellino, lo stesso il purè di zucca e il nostro pollo caldo. Bene, allora che dirvi, provatelo, è molto semplice. Io vi saluto e vi ringrazio, sono contentissima di avervi ritrovati e come sempre e soprattutto Rosso Rimon vi augura bete avon. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale, ma soprattutto condividete. Bete avon!